Good evening, ladies. Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata speciale dedicata a The Walking Dead di 10 punti di recensione che nessuno ha chiesto. Non faremo recensioni puntata per puntata ogni settimana, però probabilmente ci rivedremo alla fine del primo blocco di questa undicesima stagione, che sarà divisa in due e finirà addirittura alla fine del 2022. È una minaccia. Sì. Ci occuperemo del secondo blocco dell'undicesima stagione, nonché ultima della serie, la 11B quindi. Dopo aver chiuso nella prima puntata abbastanza frettolosamente tutti i cliffhanger del 11.08, arriva al nocciolo della questione, cioè praticamente la vera natura del Commonwealth e il suo rapporto con le comunità che conosciamo, Alessandria, Hilltop e Oceanside, che dovrebbero essere delle alleanze, ma in realtà sono una vera e propria dipendenza, un'occupazione, come vedremo poi alla fine del blocco. Quindi questa comunità, il Commonwealth, una comunità di 50.000 persone che sembra aver continuato la vita precedente all'Apocalisse, in realtà poi non è tutto oro quello che luccica, e soprattutto la governatrice Pamela e i suoi scagnozzi sono dei sanguinari, e lei è il classico politico che praticamente cerca il bene della comunità, anche se non si occupa di tutte le classi praticamente, c'è un divario di classe notevole. In realtà il Commonwealth è un po' la metafora di una superpotenza che non fa altro che occupare per il suo tornaconto i paesi e le comunità più piccole. Quello che è più evidente in questo secondo blocco è che è un peccato che la serie finisca. Gli attori si sono impegnati veramente tanto, c'è un'aria di pessimismo, di disperazione, di rassegnazione anche, che mai è stata così forte in tutte le 11 stagioni. E gli attori sono bravissimi a rappresentarlo, soprattutto il solito Daryl, li chiamerò con i nomi dei personaggi e non degli attori per essere più immediato, perché non mi ricordo. Ma anche Maggie, che è un capo un po' schizofrenico, che prende, è un po' il Rick al femminile, ha ereditato un po' la sua impulsività. Negan, che ha l'ingrato compito di volere a tutti i costi diventare simpatico non solo allo spettatore, che si ricorda benissimo del mostro che era, ma anche paradossalmente a Maggie, di cui ha ucciso il marito nella maniera più atroce, e al figlio Herschel, che sa benissimo con chi ha a che fare. E lui, che dal giorno alla notte cambia, perché sparisce alla fine della prima puntata per poi riapparire dopo due o tre puntate, non solo a risolvere la questione e a salvarli, addirittura ha una nuova compagna incinta e quindi è diventato il padre modello che deve proteggere la compagna, però si occupa del figlio di Maggie, quindi cercando una redenzione che è abbastanza poco credibile, ma che poi porterà sicuramente a questo spin-off con Maggie e Negan, che dovrebbe essere ambientato a New York e dovrebbe essere pieno di zombie, quindi potrebbe essere anche interessante. Una nota: per favore cambiate il doppiatore di Herschel, perché è veramente inascoltabile. La sensazione di fine è sempre più forte, ma non è una sensazione di fine soltanto, è una sensazione di spin-off, perché tutte le dinamiche dei personaggi vanno tutte forzatamente in quella direzione. Gli spin-off che ormai sono sulla bocca di tutti tolgono un po' di tensione, perché sai perfettamente i personaggi che non moriranno. Il famoso spin-off tra Carol e Daryl è a rischio, o almeno come protagonisti, perché praticamente sembra che Carol, cioè l'attrice che interpreta Carol, non sia disposta a trasferirsi in Europa per tutto il periodo delle riprese, e quindi lo spin-off dovrebbe avere come unico protagonista Daryl, che a me va anche bene, insomma, ma che sembra che abbia scatenato una sommossa popolare dei fan che vogliono anche Carol, quindi scopriremo poi come andrà a finire nei prossimi mesi. Sempre parlando di eventuali spin-off o ritorni, stiamo parlando in questo caso dei film di Rick, sembra quasi certo un rientro nella serie, almeno
sicuramente non è successo in questo blocco, probabilmente succederà nelle ultime puntate o probabilmente semplicemente nell'ultima. Andrew Lincoln e Norman Reedus sono stati visti in un ristorante giapponese nei pressi del set dell'ultima stagione. Si sono fatti anche un selfie col proprietario e per quello poi si è saputa la notizia. E sembra sempre più imminente il suo ritorno nella serie per agganciarsi ai film. E anche perché probabilmente questo Commonwealth sembra avere rapporti col CNR, cioè la comunità che poi ha ospitato o ha catturato Rick, questo lo scopriremo o nei film o non lo scopriremo mai, è probabile che appunto Rick ritorni proprio perché c'è un contatto tra queste due comunità. Probabilmente il CNR è ancora più potente del Commonwealth e il Commonwealth, da quello che si è scoperto nel corso di questo secondo blocco, manda praticamente delle persone che spariscono dalla comunità e le manda al CNR, esattamente come è successo con Rick. In questo secondo blocco non abbiamo soltanto gli zombie ormai giunti a un livello di putrefazione tale per cui si spappolano anche soltanto con un cazzotto. Grazie alla cattiveria dei soldati e dei generali del Commonwealth, abbiamo dei nuovi zombie, cioè dei nuovi morti che risorgono. La cosa bella è che ci sono omaggi al classico di Romero, soprattutto zombie, perché il trucco dei nuovi risorti è praticamente molto simile, anche nel pallore e nel colore, a quelli di George Romero. Gli effetti speciali sono sempre all'altezza, l'ottimo Greg Nicotero riesce a dare colore e a rendere la serie sempre molto realistica da quel punto di vista e a mescolare sia il trucco prostetico con la CGI in maniera sempre più accurata e sempre più credibile. Peccato che non sia stato sempre così nel corso delle stagioni. Diciamo che adesso si stanno giocando gli ultimi fuochi d'artificio e quindi vogliono lasciare un buon ricordo di sé. Allora, parlando di personaggi, parlando appunto di questo esercito vestito, tutto armato come gli Stormtrooper di Guerre Stellari, non sono tutti cattivi. C'è una sorta di ribellione allo strapotere di Pamela, che sembra trascurare appunto i ceti e le classi più basse a sfruttare soprattutto i suoi soldati. E c'è il generale, cioè Mercer, quell'armadio di colore che non è assolutamente cattivo, e che cercherà poi, scopriremo poi nell'ultima parte della stagione, ma comunque già adesso cerca di rendere giustizia praticamente e di comportarsi in maniera giusta. La sua relazione con Princess poi, e soprattutto il fatto che lui è il fratello della nuova compagna di Eugene, che praticamente è la segretaria di Pamela, ma è quella che poi comincerà a aiutare i nostri nella ribellione e nella scoperta della vera natura del Commonwealth, lo fa appunto essere un personaggio che ha a cuore principalmente la giustizia e il bene della popolazione del Commonwealth. Parlando sempre delle forzature di sceneggiatura di trama e conseguentemente appunto del comportamento un po' incredibile dei personaggi, abbiamo sicuramente un padre Gabriel sempre più cattivo e risoluto e soprattutto supereroe. Praticamente quello che è fondamentale in questo 11B, in questo secondo blocco, è cioè l'errore di Daryl, che per amore di Lia la lascia viva, e sarà proprio lei che poi verrà assoldata dal Commonwealth per ucciderli e perché lei è una mercenaria comunque, per cui per ucciderli uno dopo l'altro, e ci sarà uno scontro epocale con Maggie, risolto poi dallo stesso Daryl, che metterà a posto le cose. Ed è molto bello il modo in cui praticamente il suo personaggio esce di scena. Uno si aspetterebbe un nuovo confronto con Daryl, un dialogo, una cosa, in realtà finisce poi tutto molto bruscamente, il che è inaspettato e funziona meglio, secondo me. Nello svolgimento di questo secondo blocco si delinea questo personaggio del figlio di Pamela, che è odioso sicuramente, ma che ti fa anche un po' pena perché vive all'ombra della madre e non ne combina una giusta, è semplicemente un bambino viziato che ne combina di tutti i colori, e la madre cerca poi di coprirlo pur rendendosi conto appunto della sua
della sua inettitudine. C'è un episodio che praticamente di cui lui è protagonista insieme a Daryl e Rosita e poi alla fine anche a Mercer, che cita e omaggia un film che il nostro regista ama tantissimo, cioè The Army of Dead, o The Dead, e del mitico Zack Snyder. Mitico. Mitologico. Zack Snyder. E appunto in questo episodio Daryl e Rosita vengono costretti e spediti in un edificio a recuperare dei soldi per conto del figlio di Pamela. E appunto è un po' in piccolo un omaggio al film di Zack Snyder. Però non so se poi quel film ha citato invece il fumetto che c'è. Non lo so, perché non l'ho letto il fumetto. Potrebbe anche essere che il film ha citato il fumetto e poi loro hanno fatto entrambe le cose. Comunque la situazione è molto simile. Allora, questo punto è dedicato ai detrattori della serie. Eccomi! Ne avevamo già parlato nel precedente blocco, ma in realtà, ragazzi, rassegnatevi. Siamo arrivati a 11 stagioni e ci sono già due spin-off che sono praticamente... Uno è già finito, è World Beyond, un altro è ancora in corso, è dagli sgoccioli. Ci sono previsti altri due o tre spin-off, questi fantomatici film di Rick. Io spero che almeno ne facciano uno e magari anche andrebbe benissimo anche soltanto sulla piattaforma Disney. Quindi la serie è in piena salute, vuol dire che ha uno zoccolo duro di fan che praticamente la sostiene e che non vede l'ora che la saga continui. Oltretutto, per come si sta svolgendo questa 11ª stagione, cioè non chiusa come succede quando le serie non hanno successo all'improvviso, frettolosamente o troncata da un momento all'altro, ma chiusa come fa Netflix di solito, ma chiusa in ben 24 episodi divisi in 3 blocchi, con dispendio di mezzi, con degli attori che non sono mai stati così in stato di grazia, effetti speciali che non sono mai stati così accurati e ben fatti, e con l'ultimo blocco che sarà curato e diretto da Greg Nicotero in persona, e quindi fa ben sperare sul numero di zombie che ci saranno. Ragazzi, la serie è destinata a diventare cioè è già un cult, è destinata a rimanere tale nonostante i suoi detrattori. Se non vi piacciono, io capisco che possiate non accettare una serie lunga, così lunga, così, e sicuramente sono stati momenti di stasi e di stanca, però chi ama questo genere non può far altro che gioire del fatto che la saga e il franchise continui. In conclusione, quello che mi aspetto io personalmente da questo finale sarebbe bello un ritorno di Rick non soltanto nell'ultima stagione o addirittura post-credits, che sarebbe anche una cosa... Purtroppo c'è la Disney che produce e ho paura che si facciano contagiare dal multiverso Marvel. Però se Rick comparisse a metà, diciamo, dell'ultimo blocco, guidasse i suoi alla conquista del Commonwealth e riuscisse a sconfiggere anche il CNR, però in 8 puntate penso che sia abbastanza improbabile, impossibile che succeda tutto ciò, sarebbe veramente un finale col botto. Non vedo l'ora che arrivi l'autunno per vedere le ultime 8 puntate. E poi gli spin-off.